Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. A volte sorprendo Susan a sorridermi senza motivo. È successo più di una volta, mentre guardiamo la TV, noi due soli, come sempre. Poi noto con la coda dell'occhio che ha gli occhi puntati su di me, non sulla televisione. La testa ruotata a 90 gradi nella mia direzione, un sorriso stampato sul volto, è tutto ciò che riesco a vedere nel mio campo visivo. Ha un che di innaturale. E poi mi giro per guardarla, ed ecco che i suoi occhi sono di nuovo sulla TV. La prima volta che le ho chiesto qualcosa a riguardo, lei ha negato. Pensavo di sembrare pazzo ad insistere, quindi non ho più fatto domande. C'erano anche altre cose. Susan aveva una sorella gemella, morta durante il parto. Non ne parla mai. La settimana scorsa ho spento la luce e ho chiuso gli occhi. Susan dormiva di già. Mi sono svegliato nel cuore della notte. Il suo lato del letto era vuoto. Mi sono girato e aveva lo stesso sorriso, mentre stava in piedi accanto al letto osservandomi. «Tesoro, che stai facendo?» Nessuna risposta. «Tesoro?» Solo il sorriso. È tornata verso il letto e si è accoccolata sotto le coperte come se non fosse successo niente. «Da quant'è che stavi lì?» ho chiesto. Non ha risposto, ma il suo lato del letto era freddo e il tappeto era infossato seguendo la forma di due piedi, proprio nel punto in cui lei era in piedi. All'inizio non era così assurdo. A lungo ho cercato di convincermi che era tutto nella mia testa, ma non lo era. Lei non era Susan. Ho iniziato a fare delle piccole prove e così ne sono diventato certo. Mettevo su film che avevo già visto solo per vedere se avrebbe detto qualcosa. Ho iniziato a raccontarle storie che aveva già sentito. Lei sorrideva. Non mi ha mai detto nulla. Una volta gliel'ho chiesta a bruciapelo. Sono tornato a casa e lei stava mangiando pesce. Susan non mangia mai pesce. Susan odia il pesce. Salmone? Ho chiesto. Tilapia. Mi sono seduto all'altro capo del tavolo. Lei ha sorriso. Oggi ho parlato di Sara con il preside Dawson, ha detto. Sara? Sì, nostra figlia, Sara. Lei ridacchiò. Ma certo, che cosa ha detto? Susan, nostra figlia, si chiama Camille. Si è fermata con la forchetta a mezz'aria e ha alzato gli occhi verso di me. Ha posato lentamente il boccone nel piatto. Chi sei tu? Le ho chiesto. Vado a letto, ha risposto alzandosi. Ho dormito nella camera degli ospiti quella notte, con la porta chiusa a chiave. Sono scappato il giorno dopo, ho portato Camille con me. Abbiamo passato la notte in un Best Western vicino a Needles. Dov'è la mamma? Ha chiesto Camille poco prima di dormire. Non lo so, tesoro, ma se senti qualcosa, qualsiasi rumore, mi devi svegliare, capito? Ok. Quella notte ho sognato una donna identica a Susan, una donna che voleva la vita di sua sorella, la vita che non avrebbe mai avuto. Camille mi ha svegliato il mattino dopo, mangiava un cupcake. L'hai preso dal minibar, quello? No, me l'ha dato la mamma. Rimasi in silenzio per un istante. Mamma era qui? Camille annuì. Sì, era proprio lì, accanto al letto. È rimasta per un bel po'. Perché non mi hai svegliato, Camille? Volevo farlo, però la mamma ha fatto così. Camille si portò un dito alla bocca e fece shh. Guardai il pavimento. La moquette era affossata dove secondo Camille Susan era stata. Va tutto bene, papà. Stava sorridendo. La notte seguente avevamo praticamente lasciato lo stato. Ci siamo fermati in un bed and breakfast sul confine. Ho spento le luci, rimboccato le coperte a Camille ed ho aspettato, seduto su una poltrona in silenzio. Sapevo che sarebbe venuta. Regnava il silenzio più assoluto e mi sono quasi appisolato quando ho sentito i cardini scricchiolare. Ho aperto gli occhi e ho aspettato.
La porta si è aperta lentamente. Lei è entrata, ma non si udiva nessun suono se non quello della porta. Si è diretta verso il letto, verso Camille, quel sorriso sul suo volto. Mi sono alzato, ero alle sue spalle. Non poteva vedermi, gli occhi puntati su Camille. «Coraggio, tesoro, andiamo a casa», ha sussurrato. Non si è voltata, non ha mai visto il coltello con cui l'ho pugnalata. L'avvocato ha detto che non mi hanno concesso la cauzione e che dovrò aspettare il processo in un istituto di igiene mentale. «Sindrome di Capgras», ha detto. «È una sindrome simile a quella di Fregoli. Chi ne è affetto delira pensando che un amico, un partner, un genitore o un parente sia stato sostituito da un impostore identico a lui. Gli ho detto che stavo proteggendo mia figlia. Gli ho detto che quella donna non era Susan. E comunque i giornali riportavano titoli sensazionalistici come «Ingegnere di successo rapisce la figlia e uccide la moglie». «Non era Susan», gli ho detto ancora. «Non era Susan». Ha detto che avrei potuto essere condannato a 25 anni o addirittura all'ergastolo, ma che l'infermità mentale, forse, poteva ancora essermi concessa. Ieri notte mi hanno chiuso dentro, la mia prima notte all'istituto. Camille è con i servizi sociali, dicono. La mia camera è completamente imbottita, così si dice, dal pavimento al soffitto. Così non mi posso fare male. Mi ci sono volute un paio di pillole per addormentarmi. Qualcosa mi ha svegliato qualche minuto prima dell'alba. Quando ho aperto gli occhi, regnava il silenzio più assoluto. Sono andata alla porta e ho sbirciato fuori dallo spioncino. Il corridoio era deserto. Mi sono voltato. Vicino al mio letto, l'imbottitura che ricopriva il pavimento era infossata, seguendo la forma di due piedi.